siamo come l'ultima generazione giovani dopo dei vecchi, no? Milongheri. Mi sono avvicinata al tango per amore di una donna, più che per amore, per il disperato amore di una donna. È quello che ci occupa una parte della vita, diventa totalizzante. Le emozioni sono tante. La colpa di tutte queste emozioni è nel modo in cui si balla il tango. En una mirada se va il corazon. Con uno sguardo e il cuore può andarsene. Ma questo è vero sempre. Cioè, pensiamo che nella vita quotidiana fuori da una milonga non sia così? Il tango è una terapia, credo, per tutti. Se uno va a vedere nei vecchi spartiti, se uno va a vedere gli autori del tango, si rende conto che c'è tantissimo di italiano. Si sta attenti, si ascolta la musica, si sorride, si socializza. Io credo che nel tango noi riusciamo a recuperare un terreno di incontro con le altre persone che nella nostra società contemporanea non c'è più. In questo l'abbraccio del tango è la cosa che la rete e la connessione wifi non ti potrà mai dare, per dire, no? Perché lì hai una persona tra le tue braccia e provi a parlare con lei attraverso il tuo corpo, all'interno della cornice della musica. Il tango è nato dalla terra, perché è nato dalla milonga. E la milonga è nata dal candombe, che è il ballo che i neri schiavi dall'Africa hanno portato al Rio della Plata, dove... terra pura. Per me tutti i ballerini del mondo, oggi quello che stanno facendo giri e imparando la gente a ballare, sono dei ballerini di nuovo. Perché? Tutti si preoccupano perché l'allievo impare e lo lasciano libero di la sua evoluzione.